Buongiorno, siamo di nuovo qui per continuare i lavori con la seconda sessione pomeridiana. Come vi ricorderete, questo convegno appunto è tripartito e questo pomeriggio sarà dedicato al tema della fotografia. Si è scelto di dedicare questa sessione, diciamo, tecnico-scientifica alla descrizione della fotografia in un'ottica MAB, e forse anche perché non c'è un tema forse più MAB dal punto di vista della descrizione del patrimonio culturale, più MAB della fotografia, degli archivi fotografici. Le fotografie, come è noto, si possono trovare indistintamente in musei, archivi, biblioteche, in qualsiasi struttura pubblica e privata, rappresentano perciò un bene di confine. Un bene di confine tra domini diversi, circostanza che ha poi determinato nel corso del tempo lo sviluppo di pratiche sì? Mi sentite? Sì. Ok. Eccoci, speriamo che si mantenga. Va bene. Ditemi voi quando possiamo riprendere. Stiamo aspettando la regia perché questo incontro non è in streaming, però sarà registrato e poi diffuso a posteriori nei giorni successivi nel... Sì, pronto, prova. Ok. Allora, come dicevo, il fatto di rappresentare un bene di confine tra domini diversi ha determinato lo sviluppo di prassi descrittive non sempre convergenti tra loro, nonostante la presenza di precisi standard catalografici. Ho quindi pensato che fosse l'occasione giusta questa per riflettere su questo problema, più che per risolverlo, per sollevarlo, per discuterne, per riallineare un po' quella che è la prassi rispetto alla teoria. E ne parleremo oggi con docenti universitari, con rappresentanti degli istituti centrali del Ministero e con professionisti delle tre associazioni coinvolti nella riflessione teorica su questo tema o direttamente proprio impegnati nella descrizione di archivi fotografici da anni. E quindi quello che farò adesso, in breve, è quello di semplicemente raccogliere un po' di suggestioni, un po' di appunti che poi potranno essere ripresi nelle relazioni successive e poi, se ci sarà modo, dopo le 18, di parlarne nel corso del dibattito. E il carattere liminare di frontiera della fotografia ha reso a lungo le fotografie quasi dei corpi estranei rispetto alla documentazione archivistica. Parlo della realtà degli archivi, che è quella che conosco meglio. Partendo da un aneddoto, quando nel 1997 il fotografo di scena Osvaldo Civirani offrì in vendita alla soprintendenza archivistica del Lazio per 180 milioni di lire il proprio archivio, che era composto da oltre 60.000 negativi, il comitato di settore per gli archivi bocciò questa proposta perché, cito, non si configura come archivio perché privo di materiale cartaceo. Il comitato suggeriva allora di rivolgersi all'Ufficio Centrale per i Beni Librari o ad altra istituzione specificatamente interessata
per un'adeguata collocazione e conservazione come la Cineteca o l'Istituto di Luce. L'archivio Cirani comunque venne alla fine acquistato dalla soprintendenza e consegnato all'archivio centrale dello Stato, che poi l'ha descritto e l'ha digitalizzato. Se ancora nel 1997 si potevano ancora sentire certe affermazioni, che oggi magari non ci sogneremmo più di fare, ciò è dovuto al fatto che le fotografie all'epoca erano percepite come un elemento altro rispetto alla documentazione archivistica. Anzi, forse il concetto stesso di archivio fotografico non si era ancora ben consolidato. Il carattere liminare della fotografia determina ancora oggi qualche incertezza anche sotto il profilo della tutela. Esistono infatti archivi fotografici vincolati come collezioni dal punto di vista storico-artistico e quindi sono sotto l'egida della soprintendenza territoriali, oppure come archivi veri e propri, in questo caso posti sotto il controllo della soprintendenza archivistica e bibliografica, a seconda quindi che prevalga la considerazione dell'aspetto storico-artistico oppure di quello più propriamente archivistico. Per non parlare, in alcuni casi, come si è pure verificato, di doppio vincolo sussistente sullo stesso archivio fotografico. A ciò si aggiunge il fatto poi che la fotografia può essere considerata manufatto di pregio artistico, documento in quanto prodotto storico e al tempo stesso documento capace di riprodurre situazioni, eventi e oggetti della storia. Per lungo tempo la fotografia, nella fotografia si è posto l'accento sul suo carattere di opera artistica, di opera d'arte, quale può essere in molti casi, intendiamoci. Questa concezione ha avuto un peso alla fine degli anni 90 sia nella codifica delle norme di tutela che nelle modalità di descrizione della fotografia stessa. La fotografia viene riconosciuta per la prima volta come bene culturale meritevole di tutela nel testo unico del 99. La norma poi transiterà nel codice urbano del 2004, che è l'articolo 10,4, lettera E, considera beni culturali anche le fotografie con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi in genere aventi carattere di rarità e pregio, secondo una formulazione che quindi tradisce la preferenza di per sé per criteri estetico-collezionistici. Lo stesso anno l'ICCD pubblica la scheda F per la descrizione catalografica delle fotografie, la quale è debitrice in parte di una riflessione maturata in ambito bibliotecario presso la regione Emilia-Romagna negli anni Ottanta, riflessione culminata nel manuale di catalogazione di Giuseppina Benassati. Le schede F sono uno strumento di catalogo in quanto, una volta validate a livello centrale dall'ICCD, entrano a far parte del catalogo nazionale, il CGEC Web, il che significa che qualsiasi descrizione esterna alla scheda F non è catalogo. La scheda F si affianca alle schede prodotte per la descrizione del patrimonio storico-artistico e viene concepita soprattutto come strumento catalografico per la descrizione della singola fotografia vista soprattutto come opera d'arte unica. Con i suoi 270 campi e sottocampi, la scheda F è uno strumento estremamente analitico che può risultare validissimo per descrivere le fotografie come opere d'arte, un po' meno per gestire le grandi masse di fotografie documentarie che si incontrano negli archivi prodotti, ad esempio, dalle amministrazioni pubbliche, all'interno di fascicoli oppure in serie autonome. Si tratta di numeri importanti che potrebbero giustificare in qualche caso anche l'adozione di criteri di selezione, posto che la fotografia può essere considerata a tutti gli effetti come un documento. Per supplire i limiti della scheda F, è stata definita nel 2016 la scheda FF, che nell'introdurre il concetto di fondo fotografico e di partizione interna, creava uno strumento utile in due direzioni. La prima è quello di agevolare le operazioni di censimento, di cui si sentiva sempre più la necessità, di fondi fotografici su scala nazionale, e il secondo è quello di restituire in qualche modo l'idea di una struttura interna ai fondi fotografici, completando quindi in un certo senso a livello catalografico la descrizione puntiforme proposta dalla scheda F. A distanza di 25 anni dalla prima scheda F e di 7 dalla scheda FF, si registra oggi un numero piuttosto esiguo di schede F prodotte e ancor più limitato di schede FF. Nonostante la pubblicazione di standard catalografici ufficiali, qualcosa forse sembra non aver funzionato. L'ICCD, lo stesso istituto cioè che ha partorito
le schede FFF, in anni recenti ha avviato descrizioni in un nuovo tracciato, più agile, denominato SAGID, e da ultimo ha costituito anche un comitato per la definizione di una nuova scheda descrittiva, presieduto dal professor Giovanni Michetti dell'Università della Sapienza, peraltro del quale faccio parte insieme ad alcuni dei presenti, come ci dirà meglio in una delle relazioni successive la dottoressa Simona Turco. La scheda FF in particolare costituisce un'interessante occasione per mettere a confronto la tradizione catalografica e quella archivistica. Pur essendo stata distintamente avvertita l'esigenza di adottare criteri di derivazione archivistica, di fatto si è preferito creare un modello ibrido, in ragione di presunte specificità degli oggetti fotografici. Modello ibrido che risulta solo in superficie, in realtà esemplato sulla descrizione archivistica. Ne è un esempio il paragrafo PA partizioni, definite, cito, come eventuali suddivisioni strutturali del fondo di carattere logico o insieme di elementi accomunati da criteri di produzione o di sedimentazione delle modalità di ordinamento o acquisizione. Insomma, ben guardare, la partizione sembra corrispondere a ciò che gli archivisti già definiscono serie, sottoserie o fascicolo. Perché allora non ricorrere a concetti descrittivi già codificati dalla teoria archivistica? Quali sono le specificità della fotografia, ci possiamo chiedere, che rendono indispensabile il ricorso a una descrizione diversa dalle ISAD? Una delle caratteristiche della scheda FF è poi quella di essere tendenzialmente autoportante, nel senso che pone orizzontalmente sullo stesso piano e all'interno della medesima scheda le informazioni relative sia al fondo sia alle serie, cioè le partizioni che lo compongono. Questa è una differenza importante rispetto al sistema descrittivo archivistico, che oltre a descrivere un archivio lo rappresenta anche visivamente nella sua struttura gerarchica, che lega le sue componenti mettendone in luce le relazioni sia orizzontali che verticali. E lo fa nel rispetto del principio di non ripetibilità dell'informazione. Ciò significa che il grado di analiticità della descrizione è graduato a seconda del livello di descrizione archivistica a cui facciamo riferimento. La scheda FF non ha trovato applicazioni di fatto negli archivi, come dimostra la sua mancata adozione in quest'ambito, dove si è continuato a fare ricorso a standard archivistici non solo in presenza di archivi fotografici tout court, ma anche e soprattutto di fotografie conservate all'interno di fascicoli già descritti all'interno degli inventari. Viene allora da chiedersi, perché non adoperare uno strumento archivistico per descrivere aggregati o partizioni fotografiche? La mia è una domanda retorica, in realtà, perché in effetti è ciò che nella pratica quotidiana già si verifica. La prassi galoppa infatti molto più rapidamente rispetto alla teoria. I software archivistici già permettono di fatto di integrare la descrizione archivistica di serie e fascicoli con la descrizione di fotografie a livello di singola unità documentaria, a una scala cioè in cui emergono con maggiori evidenza le specificità proprie della fotografia, che possono essere valorizzate certamente solo attraverso tracciati specifici. In Archivio Centrale dello Stato, ad esempio, gli album fotografici del fondo di Italo Balbo sono stati descritti esclusivamente a livello di unità archivistiche, a livello di album, senza scendere a livello di singola fotografia, per ragioni di tempo, di economia, di risorse, dopo aver disposto gli album in un ordine cronologico tale da permettere all'utente di individuare le fotografie in base alle tappe principali che scandiscono la vita e la carriera di Balbo. A loro volta l'insieme di questi album costituisce una serie fotografica che è parte dell'integrante dell'archivio di Italo Balbo, insieme a altre serie documentari e che in qualche caso pure conservano fotografie all'interno dei relativi fascicoli. Queste stesse fotografie in futuro, spero, potranno trovare una descrizione e una digitalizzazione nell'inventario informatizzato del fondo, all'interno della corrispondente unità archivistica. Questo per dire che l'ubiquità delle fotografie che sono capillarmente descritte presenti nei fascicoli archivistici consente solo di rado una descrizione puntuale della singola fotografia. Spesso infatti ci si vede costretti ad optare per una descrizione per aggregati e dunque limitata ai livelli più alti della descrizione archivistica, pur di restituire al pubblico
uno strumento immediato di accesso a un patrimonio che altrimenti rimarrebbe inaccessibile. Una soluzione pragmatica per governare ciò che è apparentemente ingovernabile. Per rimanere in Archivio Centrale dello Stato, il fondo cosiddetto miscellanea A, che è già una definizione anti-archivistica di per sé, è costituito in gran parte da album fotografici donati a Mussolini. È digitalizzato, è integralmente, lo potete vedere online. Questi album sono stati descritti sia a livello di unità archivistica di album, sia di singola fotografia, a differenza delle fotografie Balbo, con una serie di dati e informazioni di dettaglio che ovviamente non si rinvengono a livello di descrizione di album. Ad esempio la tecnica fotografica, il titolo della fotografia, chiaramente sono parte della descrizione della singola fotografia. Per la descrizione della singola fotografia, inoltre, il software in uso presso l'Archivio Centrale consente di personalizzare la scheda F selezionando preventivamente le voci di interesse della scheda F stessa. Ciò consente di, naturalmente di procedere in maniera molto più spedita. Si è così prodotta nella pratica una sintesi di tradizioni descrittive diverse per trattare beni di frontiera o liminari come le fotografie. La descrizione archivistica valorizza infatti la verticalità delle relazioni laddove presenti e quindi l'appartenenza della fotografia al fascicolo, alla serie o al fondo di riferimento. Viceversa, la descrizione catalografica potrà dare il meglio di sé nella descrizione della fotografia dal punto di vista materiale e nelle sue relazioni orizzontali, come ad esempio le forme di soggettazione legate al contenuto iconografico della fotografia stessa. Se un fondo è stato digitalizzato, l'utente potrà quindi scegliere se individuare una fotografia in rete attraverso una tradizionale maschera di ricerca oppure attraverso un percorso archivistico tra i diversi livelli in cui si articola il fondo, livelli che saranno il prodotto, ovviamente, delle operazioni di riordino condotte e motivate dall'archivista stesso. In parole povere, nei progetti di digitalizzazione e pubblicazione in rete, ciò che è da evitare è l'effetto figurine sparse sulla scrivania, come lo chiamo io, in cui non si ha contezza della struttura archivistica della serie e in cui l'unico modo per accedere alla documentazione è sperare di aver azzeccato la parola chiave più adeguata nelle relative maschere di ricerca. Ora, è chiaro che l'ideale sarebbe, a questo punto, che per la descrizione di fotografie e archivi fotografici i vari domini potessero convergere su un modello MAB descrittivo unitario e condiviso da musei, archivi e biblioteche, superando il particolarismo attuale. Ma è chiaro che se questo non è possibile bisogna pensare a forme di interoperabilità. Accanto agli archivi di cui si è detto e a chi fa uso della scheda F, ci sono biblioteche che schedano in SBN, numerosi istituti che scelgono di personalizzare appunto la scheda F, quando non scelgono addirittura di creare dei tracciati ad hoc. In ogni caso, credo che sia importante sottolineare che qualsiasi descrizione debba partire dal riconoscimento della natura dell'oggetto da descrivere in primo luogo. E quindi, se quello, l'oggetto che abbiamo di fronte è un archivio fotografico, quindi un archivio, dovrà essere rappresentato come tale, perché se non lo si riconosce come tale, non si può neanche pretenderlo di rappresentarlo e di descriverlo come tale. Partendo dal presupposto, ovviamente, che l'archivio non è costituito solo da documenti in senso stretto, e qui mi rifaccio all'episodio del 97, ma anche appunto di fotografie, audiovisivi, disegni, da categorie potenzialmente infinite di oggetti. E questa consapevolezza potrà maturare ed esprimersi nella descrizione solo se si riuscirà a strutturare una formazione MAB comune a tutti i professionisti di beni culturali, il che non significa formare operatori tuttologi o eliminare le differenze, ma formare archivisti, bibliotecari, museologi in grado di dialogare tra loro in base a un lessico comune, in grado di intendersi tra loro. Per questo preferisco parlare di descrizione del patrimonio culturale prima ancora che di inventariazione o di catalogazione. Se anche non si riuscisse a definire un modello unitario, certamente occorrerebbe fare lo sforzo in futuro, ma anche già nel presente, di garantire un'interoperabilità effettiva tra i vari sistemi descrittivi. Interoperabilità, che attenzione, non è un valore in sé, non è che è un valore assoluto, non è che ce l'ha ordinato il medico di essere interoperabili per forza.
L'interoperabilità è un valore nella misura in cui si potrà giungere alla realizzazione di un aggregatore delle fotografie, perlomeno su scala nazionale, anche se Europeana ha già aperto da tempo un portale dedicato alla fotografia già a livello europeo. Un aggregatore quindi in grado di mettere insieme queste risorse che stanno sparse in musei, archivi e biblioteche, che potrebbe includere schede di autorità relative ad autori fotografi, finalmente condivise a livello nazionale, che potranno essere richiamate dai catalogatori o dagli utenti ogni volta che ve ne sarà necessità. Insomma, è importante senz'altro il confronto tecnico tra i vari professionisti, tenendo presente che la descrizione del patrimonio fotografico dovrebbe essere condotta indipendentemente dal fatto che una fotografia si trovi in un museo, in un archivio, in una biblioteca, indipendentemente dal luogo stesso di conservazione. E sempre finalizzando però la descrizione a quelle che sono le concrete esigenze degli studiosi di storia della fotografia, dei ricercatori e dell'utente comune. Ebbene, tenendo a mente proprio quest'ultimo concetto, sono ben felice di passare la parola al fondatore, primo presidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia, Luigi Tommasini, che è stato docente di storia contemporanea e direttore del Dipartimento di Beni Culturali UNESTA di Bologna, e ha studiato a lungo i rapporti della ricerca storica con le forme di comunicazione e disseminazione, studiando nello specifico l'impatto delle tecnologie digitali sulla storiografia e sulla pratica storiografica in genere. E quindi lascio a lui la parola e ci parlerà dei processi di patrimonializzazione e sviluppo degli studi di fotografia in Italia tra il 1970 e il 2020. Prego. Bene. Grazie, buon pomeriggio. Io mi sono preparato un intervento scritto, da cui dopo alcuni avvertimenti veri e propri di Marco ho espunto tutta una prima parte più teorica, nonostante che il titolo di oggi fosse Fra teoria e prassi. Per risparmiare tempo, perché di solito le cose teoriche interessano meno, io poi profondo senso di colpa perché sono laureato in filosofia pur avendo fatto poi lo storico, quindi non tendo sempre a esagerare, però ora un po' questo intervento mi costringe in un certo senso a tornare su questo punto, perché credo che questa definizione della fotografia come un elemento liminare ci induce a pensare un po'. Io avevo scelto questa periodizzazione 1970-2020, che è anche generosa, anche esagerata, perché in realtà nel 70 non succede nulla. Comincia a succedere tutto verso il 75, quindi molto tardi. Io ho avuto la fortuna di essere mandato appena laureato e quindi ultima ruota del carro a fare la gavetta per la prima grande mostra degli Alinari del 77, dove ho passato sei mesi insieme alla Marchesa Rionfi Onorati, grande collezionista ed esperta, che lo faceva invece lei per passione, io perché costretto dal mio maestro, e però ho subito anch'io la fascinazione e ho scoperto che perfino l'archivio Alinari, nella sua parte di patronato, che però era quella che appassionava di più il grande pubblico, era completamente disordinata, cioè era abbandonata. Questo problema che noi riscontriamo e che voi riscontrate e che ho visto era appunto al centro di questo ampio intervento introduttivo, molto molto interessante e problematico anche, bisogna dire, questo tipo di problema però non è vostro, non è del MAB, degli operatori, ma è di tutti, perché prima, proprio questo intendo dire, la fotografia non esisteva,
Io avrei un'aneddotica infinita su questo fatto, ma proprio non veniva concepita nemmeno materialmente, veniva proprio buttata via. Io ho visto buttare via enormi quantità di fotografie, compresa una parte di quelle degli Alinari, perché non c'era questa consapevolezza dell'esistenza di un patrimonio fotografico che si è formato proprio in quegli anni. Per questo dico processi di patrimonializzazione, perché è qualcosa che è cresciuto. Però uno sarebbe tentato di dire, allora il problema è questo, che le fotografie stavano in questi tre posti vicini ma diversi, dotati ciascuno di saperi specifici propri, molto consolidati da tradizioni molto antiche, molto valide, come appunto i musei, gli archivi e le biblioteche. La fotografia non stava da nessuna di queste parti e quindi ci deve essere stato un processo di adattamento. È così, però è solo una piccola parte del problema, perché anche in tutti gli altri la fotografia non esisteva. Per noi storici, io quando ho fatto il primo concorso ho nascosto i titoli di fotografia, perché se no mi bocciavano, cioè era un titolo di disdoro. Poi quando ho fatto il concorso ordinariato, ma oramai se negli anni 2000, allora è stato un elemento di pregio, perché ero un po' un antesignano su certi studi. Però prima c'era un'assoluta difficoltà. Questa assoluta difficoltà non è la novità, è un cambiamento di prospettiva e anche proprio un cambiamento epistemologico. Io uso questa parola e poi l'avevo espunta da questa cosa, però mi ci hai tirato un po' per i capelli, nel senso che il problema, affrontando questa dimensione qui, io riassumo tutta la parte teorica in questa semplice formulazione. Se è vero che, come dice Barthes, la fotografia è un messaggio senza codice, è chiaro che tutti i tentativi di codificarla sono difficili. Ma anche per noi storici, che siamo stati per lunghissimo tempo logocentrici, non solo era male presentarsi con dei saggi di fotografia, ma sul mio manuale del liceo c'era solo delle fotografie di quadri o di piante e carte geografiche. Qualche quadro con Napoleone perché si vedesse com'era, basta. E ce n'era 6 o 7 in tutto il volume. I volumi di mio figliolo erano pieni di fotografie. Quindi c'è stato un cambiamento che ha imposto un cambio di paradigma fortissimo. Quindi che ci siano delle difficoltà, che ci siano dei problemi, è perfettamente logico, e questi problemi sono difficili, non sono di facile soluzione nonostante tutto. Anche in campo storiografico è difficilissimo muoversi. Va bene, io cercherò ora di correre perché credo di aver già passato 4 dei miei 15 minuti e mi sono fatto questo schemettino, mi scuserete. Naturalmente i processi di patrimonializzazione meriterebbero da soli un intervento, però io affermo apoliticamente, poi ormai ne parliamo, che ci sono dentro questi processi di patrimonializzazione, prima di tutto, secondo me, delle determinanti sociopolitico-culturali. Cioè, vado alla slide successiva, Enzo Traverso, che forse conoscete, a un certo punto dice, ed era perfettamente vero, che nel corso degli anni 60 e dei primi anni 70 il termine memoria era praticamente assente dal dibattito intellettuale, così come era assente la fotografia. C'era stato tutta una serie di, in realtà, di patrimonializzazioni parziali, nel senso che, per esempio, i nostri fotografi editori, Alinari, Progi, Anderson, avevano fondato la Società Fotografica Italiana con il Re come presidente onorario, avevano pubblicato l'edizione critica di Dante, la Divina Commedia, commentata dal Vandelli, avevano fatto di tutto di più per farsi riconoscere, avevano poi ottenuto una legislazione protettiva. Quindi c'era dei tentativi di istituzionalizzazione, c'erano anche tutta una serie di enti, ma una sensibilità per la fotografia in quanto tale, io l'ho vista nascere sotto i miei occhi solo negli anni 70. E questa cosa qui, che non è, cioè,
Per ora diciamo che è misteriosa perché è molto difficile, perché sia successo negli anni 70. Ci sono delle motivazioni a cui poi porremo, però sicuramente negli anni 70, precisamente fra il 75 e gli anni 80, succede di tutto. Io mi sono soffermato soprattutto su due date. La grande mostra fiorentina degli Alinari, che vuol dire nazional popolare, 600.000 visitatori e 100.000 copie vendute nel catalogo. Anche qui avrei tutta un'aneddotica sulle previsioni che si faceva prima e quello che è successo dopo, ve le risparmio. Ancora più importante forse è il 79, perché dicevo determinanti politico-culturali? Perché era stata pensata questa cosa dopo le elezioni, prima sia politiche che amministrative, fra 75 e 76, che portano in una serie di città la sinistra, i famosi assessori di sinistra, che concepiscono volutamente la fotografia come un'arte popolare, quindi di grande diffusione, perché era democratica. Settimelli, che era il grande, lo scriveva proprio, era... e come lo scriveva Mantegazza nell'Ottocento. E c'è qualcosa, diciamo, che induceva a sostenere questa cosa. Però sicuramente c'è questa forte determinante politica che si sposa però con una recettività del pubblico assolutamente non prevedibile. E una volta tanto non siamo stati noi al rimorchio degli altri. Io quando andai a documentarmi, perché bene o male ero uno storico e dovevo documentarmi, in Francia di cose sulla storia e la fotografia c'era solo un volumetto di Renoir a Judy e c'era qualcosa di Dovel sulle immagini, ma si era tremendamente indietro. E la grande, il 79, questi assessori ci ripensano, allora è una cosa che... e organizzano le due grandi mostre congiunte di Venezia e Firenze e il famoso convegno di studi a Modena sulla fotografia come beni culturali, in cui per inciso presentano i modenesi una scheda, siccome non c'era ancora la scheda F, la presentano cartacea, 50 fogli con quattro diverse riproduzioni fotografiche allegate, e quindi complessità già allora piuttosto evidente del problema. Nel 79 succedono tante cose, succede la Biennale veneziana dedicata alla fotografia, che qui ho citato e ci tengo perché Hervé Guibert, che è un personaggio incredibile, che forse conoscete, fotografo, giornalista e poi intellettuale, eccetera, lui dice che è la più fenomenale celebration che la fotografia è jamais connue. Cioè una cosa piuttosto, e soprattutto influenza Monterosso per l'organizzazione del Bois della fotografia, che tutti quanti, anche io, guardiamo come una cosa meravigliosa, però in quel momento non eravamo così indietro, perché per qualche motivo questo tipo di valorizzazione culturale, perché tornando allo schemettino prima, la attribuzione di valore culturale poi significa anche attribuzione di valore venale. Io alcune delle fotografie furono buttate via dalla prima amministrazione Zevi, tanto per non far nomi, a pacchi interi, l'ho ritrovate per l'appunto al Mois della Photo a 4.000 euro l'una. E erano quelle fotografie di Progi, in realtà, che erano particolari architettonici, quindi fatte strumentalmente, che Zevi decise roba. Però capito, c'è stato un processo di patrimonializzazione molto molto complesso e rapido. Sto guardando il coso e credo di avere ancora 6 o 7 minuti, quindi corro. Un'altra cosa da dire è che naturalmente gli studi però si sviluppano subito ed hanno un tipico andamento, anche in questo caso politico-culturale, scusatemi, io come formazione sono uno storico economico-politico, quindi tiro sempre verso quel lato, ma sono abbastanza convinto che questa cosa conti, perché è la storia d'Italia Einaudi, i due famosi volumi Bertelli Bollati, che destano sensazione, perché quella è una vera e propria istituzionalizzazione a livello culturale, perché la storia d'Italia Einaudi era un
un'opera che era valutatissima a livello accademico e la trovavi nelle case di tutti gli amici che magari facevano. Quindi la storia dell'arte Einaudi ancora forse di più pubblicano finalmente delle parti importanti dedicate alla fotografia e i primi grandi volumi di storia politica della fotografia. Questo all'estero non succede. In Francia, negli Stati Uniti, dove naturalmente erano partiti prima, siamo ancora su un versante di studi sulla fotografia che sono ancora molto meno legati che da noi. Va bene, vado rapidamente, è importante le riviste che nascono in quegli anni e importantissimo però, visto che credo che riprenda una delle cose che sono circolate stamani, la regionalizzazione. In quel momento lì si muovevano solo i livelli regionali. I livelli centrali erano estremamente imbarazzanti, per quanto l'ICCD fosse a Modena e si parlasse con loro, c'era un grande interesse, eccetera. Però era estremamente difficile, anche perché il patrimonio fotografico è un patrimonio disperso. L'Italia, quando nasce la fotografia, è ancora il paese delle 100 città, quindi sta un po' dappertutto. Ora poi noi sappiamo gli Alinari, perché gli Alinari poi hanno preso Brogi, Anderson, hanno preso un sacco di altri fotografi, ma in realtà la fotografia era molto distribuita. Ed è distribuita anche la prima valorizzazione, ora se io dico Modena, Firenze, Prato, Bologna, Reggio Emilio, Milano, Cinisello, Udine, eccetera, eccetera, corro, ma sono tutte cose che voi capite perfettamente, lì che nasce non solo la fotografia mostrata, riscoperta dal basso, eccetera, per l'attività di questi enti locali, ma anche di questi operatori locali, perché molto spesso sono le biblioteche, per l'appunto i musei, gli archivi che promuovono questi, ma nascono gli studi. Questo bisogna dirlo, io sono un universitario, quindi però subito ho capito che dovevo un po' fare l'archivista e ho visto che gli archivisti facevano molto anche gli studiosi, perché i primi manuali che sono venuti fuori, ma anche per la conservazione e il restauro, anche studi proprio di filologia e storia di certi fondi fotografici venivano dalle competenze che si facevano questi operatori che stavano sul territorio. Salto sulla scheda F su Giuseppina Benassati, che sono già stati citati, salto anche su quello che succede all'estero, se non per il fatto che in Francia e negli Stati Uniti negli anni 90, che sarebbe la seconda fase di quelle che cercavo di distribuirmi, si hanno American Memory e Gallica, cioè si ha, e siamo negli anni 90, e noi però qualcosina già avevamo fatto, la Biblioteca Nazionale Centrale già nel 92 aveva fatto una banca dati digitale sulle riviste di fotografia e soprattutto Alinari si muove su questo terreno e rivaleggia con Ghetti e con Corbis, che è una cosa notevole. Non lo dico io, se volete poi ho anche le prove, ma per un certo periodo è stato così. Allora, nel 2000 cambiano radicalmente le cose. Prima cosa perché maturano le cose precedenti, 3 minuti, quindi ho 3 diapositive, una minuto. Allora, rapidissimi. Abbiamo detto, cambiano le cose perché scheda F significa anche nuovo interesse degli organi centrali. Questo è molto importante perché il territorio stava cedendo. Gli anni 80, tenete sempre a mente la politica, sono gli anni di Reagan, sono gli anni della bella vita, del cosa, eccetera. Tutto questo clima, la Milano da bere, sono cose, diminuisce questo impegno, diciamo, più politico, democratico, dal basso, eccetera, eccetera, c'è più difficoltà, mentre invece ripiega un pochino tutto, ma per fortuna sia le istituzioni locali, sia gli enti centrali che a questo punto hanno già elaborato delle strategie e delle competenze, si muovono nuovamente e si incrocia questa cosa col fatto che c'è la prima riforma universitaria.
fra il 98 e il 2000, il che significa un'apertura, si passa da 0, 1, 2, c'ero io, Zannier, mi pare si fosse in 3 prima di quella data, ad avere io ultimo arrivato fra l'altro, ma e da allora il primo censimento del 2008, poi seguito da un altro curato da Tiziana, che casomai ne parlerà forse più ampiamente, ma fanno, nel 2008 già c'erano 80 insegnamenti, per dire, cioè una cosa straordinaria. Tutti precari però, cioè c'è questo fatto importante, però si forma una coina di studiosi, conservatori, restauratori, questo io lo voglio dire perché io sono il presidente onorario di questa società, ma noi eravamo effettivamente nel pieno spirito MAB, cioè si era capito che io quando incontravo certi esperti, io dovevo arrendermi, cioè la competenza che poteva avere, che so, una Monica Maffioli dentro l'archivio degli Alinari, io non, lei ci viveva lì dentro, respirava tutto quanto, io andavo, studiavo, ma insomma, quindi si imparava, lo stesso la Berselli per dire su certe, insomma, non voglio andare, era, e quindi si capiva che si doveva stare tutti insieme. Da questa cosa qui nasce la Società Italiana per lo Studio della Fotografia, che era un po', poi ho citato altre cose, fra cui importante devo dire abbiamo curato la pubblicazione di una rivista, rivista di studi sulla fotografia diretta appunto da Tiziana, che copre anche, bisogna stare attenti perché bisogna stare attenti al terreno dell'alta cultura, e quindi così presidiamo con una rivista di classe A anche il terreno accademico, perché dobbiamo avere dei riconoscimenti, se no non vediamo divorati dal cinema in pratica. Ora se c'è qualcuno della Hook mi correggerò subito, scherzo. Approcci disciplinari, ecco, l'altra cosa importantissima è che, per farvi vedere la complessità, e quindi che il problema non è solo quello di mettere insieme i musei, la fotografia, essendo qualcosa che non è logos, cioè è un cambiamento epocale, bisogna rendersi conto che non c'è solo il digitale, o meglio, c'è il digitale ora, però la fotografia è la prima cosa che introduce il concetto di virtualizzazione. Ora non lo posso spiegare, però la fotografia alla radice è un come se, cioè si può operare sulle fotografie come se fosse reale. Questo è la virtualizzazione, cioè si può bombardare nella prima guerra mondiale sulla base di una fotografia, sulla base di un dipinto, mai butteresti via le munizioni. Quindi su questa base qui, cioè su questo cambiamento epocale che nasce dalla fotografia, poi la fotografia produce il cinema, la televisione e viene rivitalizzata dal digitale in forme tutte diverse, Gunther dice è conversazionale perché lì si sposa col tempo. E però qui non ci voglio entrare, e si entra veramente in una nuova dimensione. Però lo stacco c'era lì e quindi tutti sono impelagati su questa cosa. E quindi qui c'è un piccolo inventario, che non ripeto, di tutte le discipline che si sono... Ultima cosa, vengo anch'io un po' invece sul terreno pratico. Io ho visto nel 2017 questo fatto nuovo, rilevante, a livello politico organizzativo, cioè perché una cosa è dettare gli standard, una cosa è muoversi con iniziative concrete, con fondi e con soldi. Quindi la vicenda degli stati generali della fotografia e del piano strategico, l'opera per certi versi utilissima ed eccellente della direzione generale creatività contemporanea, però limitata a delle sezioni anche cronologiche, diciamo, si accompagna a una notevole mobilitazione del territorio, che però poi è un po' svanita, cioè questo piano, in realtà questa mobilitazione del territorio è un po' ripiegata e molte cose io vedo che sono in crisi. Gli Alinari, capitolo difficilissimo, perché la crisi degli Alinari significa che noi perdiamo in questa maniera perdiamo. Io sono stato fra quelli che hanno combattuto moltissimo perché avesse una destinazione pubblica, però ora bisogna che questo pubblico abbia le risorse
e la larghezza di vedute, mi permetto di dirlo e lo sottoscrivo, per abbandonare quello che è il lato negativo dell'iniziativa territoriale, cioè il tentativo di richiudersi entro limiti più limitati regionalistici. Comunque, volevo finire dicendo questo, che io ho visto con grande piacere questa iniziativa MAB, perché sia perché incrocia le varie competenze, sia soprattutto perché mi pare che intenda sollecitare le istituzioni, perché nel processo di patrimonializzazione è insito un processo di legittimazione, e quello bene o male credo che sia stato conquistato dalla fotografia in virtù forse e forse nonostante i nostri sforzi, diciamo, è andata così, però poi ci vuole anche un processo di istituzionalizzazione. E lì, per esempio, io sono un universitario e devo dire che nonostante tutto nel nostro settore universitario cinema è enormemente più riconosciuto che fotografia. La fotografia, proprio per il fatto che è un patrimonio disperso, che non ha grandi concentrazioni, l'unica speranza, come ai tempi in cui fondammo la società, sono gli operatori, cioè siamo noi, perché gli enti hanno delle farraginosità, delle logiche, ma io sono molto contento che gli operatori parlino fra loro. Perché parlando fra loro, poi magari risolvono anche le questioni, dicevi te, come si mette la scheda, eccetera, però soprattutto capiscono il problema che ci sta dietro. Io ho sentito molto parlare, con molto piacere, di risorse, di impegni e quindi di sviluppo di iniziative su questo piano, così affascinante sempre, devo dire. Grazie professor Tomassini per questo affresco dagli anni 70 fino a oggi. E volevo solo aggiungere che dal punto di vista proprio della storia della legge sul diritto d'autore, fino al 1979 non esisteva la fotografia dal punto di vista della legge sul diritto d'autore, nel senso che non era coperta, non era tutelata da diritti d'autore, ma solo da diritti connessi, fino a 20 anni dallo scatto. Bisogna aspettare proprio il DPR 19 del 1979 per equiparare la fotografia a un'opera creativa al pari di un'opera cinematografica, di un'opera letteraria e di qualsiasi altra opera creativa dell'ingegno umano. E questa è una data importante, perché il 1979 coincide anche in Italia con quello che diceva prima, il convegno di Modena sulla fotografia come bene culturale. Quindi forse non è un caso, ecco. Fotografi continuavano a protestare con i giornali che non glielo mettevano il nome, perché la cultura, la resistenza culturale era forte, però è vero, è lì. Allora, io chiamerei a questo punto al tavolo la professoressa Tiziana Serena. La professoressa Tiziana Serena. È professoressa all'Università degli Studi di Firenze, insegna storia della fotografia e storia dell'arte contemporanea, è vicepresidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia dal 2011 al 2018, e dal 2015 è direttrice tutt'oggi della rivista degli studi di fotografia RSF, si occupa di storia della fotografia nel periodo della calotipia e di autori contemporanei di fotografia di paesaggio ed ha una specifica linea di ricerca dedicata proprio alla teoria dell'archivio fotografico e alla fotografia come documento materiale, alla materialità della fotografia. Quindi a lei la parola per questi 15 minuti. Grazie, grazie Mirko, grazie a questa organizzazione, mi fa davvero molto piacere essere qui. Io ho
due compiti. Il primo è quello di farvi resistere fino alla pausa caffè, mettendo sul tavolo alcune questioni che riguardano una mia idea sul patrimonio fotografico, anche se questo congresso ha specificato nella locandina un terreno di confronto, io provo a discuterlo invece come un terreno conteso, come si usa un'espressione nel basket, sapete, se due giocatori si mettono tutti e due sulla palla e provano a tirarla senza troppa violenza, recita il regolamento, quella palla in quel momento è contesa, non è di nessuno dei due. La situazione si risolve solo se uno vince, cioè prende la palla e la porta a sé, oppure se c'è uno stallo, palla al centro del campo e si rigioca di nuovo. Quindi il mio intervento conterà un paio di palle contese sul patrimonio fotografico e cerco anche di riportare quello che più o meno potrebbe essere un approccio dei miei studenti nel cercare di accedere alla rappresentazione, alle descrizioni del patrimonio fotografico in Italia. Una nuova generazione, ovviamente, diversa dalle nostre, diversa da quelli che hanno fatto quella stagione altissima della storia della fotografia, soprattutto negli enti territoriali in Italia, ma di cui bisogna tener conto perché forse rappresentano un tipo di pubblico da osservare per concepire delle diverse strategie. Scusate un attimo, so che Mirko mi controlla il tempo, grazie, però benissimo. Allora, nel preparare questo intervento ho pensato ai miei studenti, ma ho anche voluto ritornare su diversi contributi pubblicati fra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 in particolar modo, e in particolar modo quelli organizzati dall'Archivio Fotografico Toscano, che è stata un'istituzione attivissima nel campo della conoscenza, della fotografia, della promozione anche di scambi fra gli operatori, un po' quello che si cerca di fare anche qui oggi. Ho in mente una serie di volumi, per brevità non li cito, ma li trovate anche citati nel loro sito, ma insomma direi almeno il primo, Fototeche e Archivi Fotografici del 1992, e poi un punto nel 2007, La cultura fotografica in Italia oggi, a 20 anni dalla fondazione di FT. Ovviamente il mio intervento in 15 minuti salta tantissime istituzioni, tantissime situazioni che sarebbe invece meritorio citare. La mia sensazione nel tornare in questi materiali voglio restituirvela attraverso un'immagine. È stata quella che fra i vari addetti ai lavori, erano soprattutto operatori nelle istituzioni culturali e anche dagli organi centrali del Ministero in questo arco cronologico, attorno agli anni 2000, però ci fosse la sensazione di operare assieme, ognuno con le proprie metodologie, però operare assieme per costruire un edificio. Questo edificio era quello del sapere sulla fotografia come bene pubblico, come sedimento di identità e di memoria, ovviamente, e che finalmente con l'agognato testo unico del 1999, come sapete bene, otteneva lo statuto di bene culturale. Questa data, al pari di quella del 1979, è una data fortemente periodizzante. Perché? Perché consolida gli effetti di una serie di processi di istituzionalizzazione della fotografia in enti pubblici, anche talvolta privati, comunque di natura diversa. Questa immagine dell'edificio e la metafora ovviamente di questa immagine penso che possa bene restituire un significato che è quello dato dall'accumulo di conoscenze, come dire, piano su piano si costruisce un edificio alto sulla materia della fotografia, e questo sentimento di condivisione devo dire che nel tempo è andato, mi pare, almeno per la mia esperienza, un po' scemando. È stato un momento alto e anche intenso, cioè gli operatori credevano veramente di poter operare, e così hanno fatto, per creare una diversità. In quegli anni, a mio avviso, era andato a maturare un ampio e promettente, veramente promettente, quadro epistemologico sulla fotografia. Vuol dire non tanto un interesse su cosa fosse ontologicamente la fotografia, ci avevano pensato i semiologi, ci avevano pensato i filosofi, quanto invece
dirsi operativamente cosa era necessario sapere su di essa per operare e soprattutto cosa si voleva costruire anche nel futuro per continuare in questa direzione. Voglio dire che la ricerca dei criteri di descrizione tra loro diverse, delle prassi, dei sistemi di ordinamento, erano da intendersi non come una risposta squisitamente meramente operativa per un settore del quale si potevano riversare attenzioni culturali che erano state alte. Dopo gli anni 79 ovviamente erano culturali, ma soprattutto economiche, con soldi per catalogare, e squisitamente politiche nella in terza istanza. Ma quanto piuttosto come questa ricerca dei criteri di descrizione, un problema di organizzazione più generale, più ampio sulla fotografia. In qualche modo c'era un cappello necessario che era percepito. Questo edificio di cui facevo riferimento implicava, a mio avviso, che il processo della sua costruzione si accompagnasse però anche con la consapevolezza di un tempo della conoscenza, un tempo necessario per pervenire a quella conoscenza. E potremmo dire oggi che questo aspetto è stato sostituito da quella che a me sembra un'altra concezione del tempo, che è quella della riproduzione digitale del patrimonio e, enfatizzo, e la coniugazione della catalogazione in relazione agli strumenti, di quale genere, soprattutto software, di data entry e della loro capacità di pubblicazione in rete. In ogni caso, su questa idea di costruzione collettiva dell'edificio, della conoscenza, della fotografia, si basavano due ambiti tra loro interconnessi. Il primo, i diversi progetti catalografici intrapresi, è stato ricordato da Luigi Tomassini, vado un pochino più veloce, qui dalle regioni, ma da tantissimi enti territoriali, anche in sé piccoli, però distribuiti nel territorio, che poi si sono sviluppati o meno, ambedue, in relazione allo sviluppo tecnologico dei software e della rete e delle loro capacità economiche di accedere a questi strumenti. Secondo aspetto. Gli strumenti vari che a vario titolo erano il frutto di ricerche storiche e servivano a puntellare la ricerca sulla storia della fotografia, su una catalogazione culturalmente avvertita e che erano fortemente connessi proprio con i percorsi di ricerca storica, il repertorio biografico degli autori della fotografia, Eldorado che citiamo almeno da quando mi sono laureata io, dalla fine degli anni 90 e anche molto prima, che ha trovato delle soluzioni solo molto, molto, molto parziali. E poi ci sono stati i censimenti, ce ne sono anche alcuni in corso, l'Archivio Fotografico Toscano nel 94, a stampa nel 2003, vado velocissima perché devo stare nei tempi, Scuola Normale Superiore per mia cura fra il 98 e il 99, poi l'Atlante degli Archivi Fotografici Audiovisivi Italiani digitalizzati di Giuliano Sergio del 2015. Allora, riassumendo, la prima contesa fra i due giocatori si era giocata fra le due diverse attitudini catalografiche. E c'era il settore che si era posto, e voglio sottolinearlo, lo sapete bene, il CCD, ma si era posto in continuità per la fotografia con una tradizione, con i criteri della storia dell'arte. Questo non va dimenticato perché, anche se non posso rispondere come vorrei a Midolo, alla scheda FF, alla quale ho collaborato per l'intelaiatura teorica, dove si poteva, ha fortemente condizionato la struttura base. Cioè le fondamenta dell'edificio, per restare nelle immagini, erano quelle. E poi l'ambito della biblioteconomia, con l'importante volume che abbiamo ricordato di Giuseppina Benassati, che vedo anche qui in sala e saluto. Il settore dell'archivistica, dov'era in questi anni? Quando io ho fatto il censimento per la Scuola Normale Superiore, parlando con l'Archivio Centrale di Stato, con altri ambiti dell'archivistica, si discusse assieme, si dice no, Tiziana non puoi scrivere un censimento sugli archivi fotografici, è meglio dire raccolte, perché non era sdoganato il termine. Tant'è che abbiamo atteso un convegno del 2007, poi un'entrata un po' cauta nel settore, tranne alcune iniziative, ad esempio di formazione, ma non mi voglio dilungare.
allungare, anche se l'Archivio Centrale di Stato, vorrei ricordare, aveva partecipato a quell'esperimento importante della redazione della scheda F, poi varata nel 1999 assieme a tantissime altre enti e specializzazioni. Questa contesa fra i due giocatori, perché in qualche modo sono stati anche due giocatori sulla stessa, sullo stesso pallone da basket, avevano però una condivisione. Questa condivisione era quella di aver sostanzialmente, nei fatti, differito l'appuntamento ineludibile, secondo me, con la descrizione e l'accessibilità dell'archivio fotografico. Era stato messo da parte, non era entrato nella partita. Bene, la seconda contesa. Vorrei parlarvi brevemente di quello che secondo me sono altri due giocatori, diciamo, da un lato l'accesso al patrimonio e la sua accessibilità, e vorrei sottolineare la differenza fra questi due termini, accessibilità, come sapete bene, la capacità dei sistemi informatici di fornire dati fruibili, quindi il mondo dei database, dei sistemi informativi e oggi anche tutto l'ampliamento del web semantico. Da un lato, dall'altro lato il tema del software. È il convitato di pietra. Continuiamo a parlare di standard descrittivi, poi le istituzioni ci dicono che invece la decisione finale su quale standard appoggiarsi, soprattutto quelle istituzioni che trattano la fotografia in un modo ancora più liminare, cioè che non sono collocate esattamente nelle biblioteche o nell'ambito archivistico, decidono in base al software. Il processo è invertito, ha subordinato il progetto culturale sulla fotografia. Vedo tante teste fare sì, mi confermate che insomma non sto vedendo male e non conosco delle persone stravaganti nel mondo degli archivi e dei musei. Allora il tema è importantissimo perché da un lato per via dei costi, dall'altro lato per il fatto che richiede personale competente se viene fatto ex novo da tutte e due le parti del tavolo, il committente e la software house in grado di interpretare in un modo corretto le diverse istanze, però questo tema si è imposto via via sempre più come un tema egemonico sul mondo del patrimonio fotografico, tanto da mettere in subordine altre tematiche. Secondo me è il caso che cominciamo a parlarne in un modo più franco di questo tema per capire quali sono i limiti, ma soprattutto quali potrebbero essere i vantaggi, visto che il software poi indirizza le scelte catalografiche, descrittive, culturali, di pubblicazione, la verticalizzazione delle informazioni o meno. Se nel 2007 Marina Miraglia, in quel libro dell'Archivio Fotografico Toscano, La cultura fotografica in Italia oggi, a 20 anni dalla fondazione, aveva scritto che a quell'altezza cronologica, 2007, non così lontano, era però per lei ormai chiaro che, cito, il cammino da percorrere per l'individuazione di tutte le componenti storiche, critiche, metodologiche e filologiche che la fotografia comporta era ormai chiaro, era delineato. Però vorrei sottolineare che, almeno nella mia percezione, negli anni più vicini a noi, questi lemmi sulle componenti critiche, metodologiche e filologiche sono stati sottoposti a processi di lento depotenziamento, a favore invece del ripristino dell'importanza di una parola passepartout che avevamo conosciuto nella politica degli anni Ottanta, citata da Luigi Tomassini, che è la parola digitalizzazione. Questa seconda contesa sul nesso accesso, accessibilità e software, nel 2007 però anche ravvisava il tema di uno stallo, ho visto, che è quello del ruolo dello Stato, nelle parole di Marina Miraglia, che operava quella tesa cronologica ancora nell'Istituto Nazionale per la Grafica. Fare rete comunque era un imperativo categorico nei discorsi pubblici sulla fotografia. Ma negli anni successivi la chimera dell'interoperabilità, come ha detto Mirko, concreta, non solo sulla carta, non solo nel database, poi non è stata veramente realizzata. E anche non sono state realizzate l'applicazione di certi strumenti come la scheda FF,
per quel censimento, fra virgolette, perché prevede un'autodichiarazione degli enti, promosso dall'ICCD, che non si interfaccia con uno standard, quindi non permette di fare ricerche mirate per la ricerca di storia della fotografia, ma si affida ai motori di ricerca. È come dire che se questa tendenza noi la proseguiamo, fra un po' sarà Google a prendere le redini culturali della ricerca, perché noi non siamo in grado di strutturare le informazioni in un certo modo nella nostra attività. Salto un pezzo per restare nei tempi. Il cambio di paradigma sicuramente deve essere visto per ragioni di economicità, di funzionalità, per la capacità di pervenire più velocemente ai risultati, nella capacità culturale di descrivere le sedimentazioni di fotografia. Non possiamo pensare di continuare un approccio catalografico item by item con i numeri così importanti della fotografia. Allora, il contatto con l'archivistica è fondamentale per la loro capacità di percepire, descrivere l'importanza del contesto rispetto anche alla presenza di un singolo item, la singola fotografia. Però è un problema, diciamo, di carattere che riguarda le metodologie, non solo gli standard, non se usiamo lo standard l'EISAD-G, ma come perveniamo a descrivere il contesto. Allora, prendo 2 minuti, se Mirko mi consente. Mi pare che ad oggi, dopo queste operazioni culturali preliminari che sono state necessarie, anche passare alla valorizzazione della descrizione della fotografia, nella singola fotografia, significava salvare un patrimonio che altrimenti non si conosceva, c'erano anche dei capolavori da mettere in cassaforte prima di altre situazioni, ma oggi mi pare che in generale manchi un progetto ampio sulla fotografia, che potrebbe nascere anche forse da questo incontro. Manca una considerazione concreta su cosa può costare convertire i dati digitali collegati a software specifici, forse desueti. Manca una considerazione su come si possono controllare e validare i dati stessi, per farli confluire in un portale di consultazione dove poterli interrogare assieme. Manca un piano di previsione basato sull'analisi dei risultati raggiunti. A ieri, prima di chiudere il mio intervento, ho guardato nel catalogo generale dei beni culturali dell'ICCD, accesso per tipologia, voce, fotografie, 229.304 items sul piano nazionale, fondi fotografici 36. Il censimento delle raccolte degli archivi fotografici, quello autoproponente, 348 enti, 1869 fondi, ma descrizioni non strutturate. Lamento, quindi, riprendendo le parole di Marina Miraglia del 2007, da un lato l'efficacia del ruolo dello Stato nel coordinare le operazioni, non nel farle direttamente, ma nel coordinarle, e la perdita delle relazioni con la periferia, che è stata attivissima in Italia, fa parte della nostra storia, del nostro DNA culturale, momento ineludibile dialettico nella storia culturale italiana, con la sua capacità di condurre indagini concrete nel territorio. Mi pare che una chiave di volta, oltre a interessarsi agli archivi fotografici per poter conoscere almeno a volo d'uccello il patrimonio e poi fare piani progettuali che possono arrivare più nell'unità singola, un ambito di interconnessione importante potrebbe essere quello con il settore edu. All'inizio degli anni 2000 l'INARI aveva stabilito un progetto con Corbis sul piano educational, poi questa cosa ovviamente ha avuto un altro decorso, ma adesso c'è un interesse che stiamo anche cercando di portare avanti con la Regione Toscana in collaborazione anche con gli archivi all'INARI, per dotare delle fotografie di narrazioni specifiche, più di carattere letterare, per avvicinare un pubblico che è quello dei miei studenti da cui ero partita all'inizio, ma per voler significare e riportare un'attenzione più generale quelle fotografie, perché da un lato avere troppo materiale, e non sono ancora questi casi, ma insomma magari europeana, significa anche a volte non riuscire a trovarlo, e invece dobbiamo riuscire a significarlo. L'archivio e l'ambito educational, come si dice in inglese, ma insomma dell'educazione, secondo me potrebbero essere due punti importantissimi da cui ripartire. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.
Grazie alla professoressa Tiziana Serena per questo intervento ricchissimo di spunti e mi ha colpito anche particolarmente il ruolo il discorso sul ruolo dei software che hanno preso via via un peso anche nella definizione degli standard e sono riusciti a farla da padrone e si è come invertito in alcuni casi il rapporto tra committente e software e quindi è come se in alcuni casi l'istituto pubblico si debba adeguare a un prodotto che è preconfezionato, è come se mancasse una forma di autorevolezza da parte del pubblico relativamente a quelle che dovrebbero essere delle linee guida a livello di descrizione. Poi hai ricordato anche le difficoltà dello Stato nel coordinare tutta questa enorme attività rispetto all'attività delle regioni, degli enti locali che sono veramente da valorizzare come motori per riuscire a governare quello che altrimenti rischia di essere ingovernabile. Quindi grazie ancora e da questo punto apriamo la pausa caffè per rivederci tra 20 minuti esatti alle ore 16, tanto possiamo continuare queste conversazioni anche durante la pausa caffè e quindi ci diamo appuntamento alle 16 per la seconda parte.